È davvero possibile svolgere questo business in maniera 100% legale senza partita IVA? Lo scopriamo in questo nuovo video. Andando a rispondere al quesito del video, assolutamente sì, è possibile operare in questo fantastico business senza partita IVA. Facciamo l'esempio di un proprietario. Un proprietario di casa può avere una, due, tre, quattro case e assolutamente, essendo questo business equiparato ad un affitto classico, soprattutto nel caso della locazione turistica, il proprietario potrà continuare a pagare il regime agevolato di cedolare secca, dove si paga una tassa del solo 21%, senza nessuna aggiunta, senza IMSS, senza nient'altro, e non va neanche a fare cumulo negli scaglioni IRPEF. Che cosa significa? Potete anche avere 4 ville da 5 milioni cada una. Tutto quello che voi genererete o che genererete per conto del proprietario con l'affitto breve, sino a 4 immobili, potrà pagare solo il 21% di tassa. È una sorta di flat tax, appunto, al solo 21%. Ma che cosa significa? Che se ho 5 immobili allora non posso più svolgere questo business senza partita IVA? Assolutamente no. Se avete 5 immobili potrete pagare sui primi 4 il 21%, tutti gli immobili superiori al quarto, quindi il quinto, il sesto e via discorrendo, invece dovrete pagare gli scaglioni IRPEF. Attenzione, perché questo si applica solo ed esclusivamente se voi siete i proprietari di questi immobili, oppure se fate da consulenti per un proprietario che si ritrova in questa situazione. Se ad esempio gli immobili invece sono 4 intestati ad un uomo e 4 intestati ad esempio alla moglie, alla sorella, alla mamma, questa soluzione permette di poter continuare a pagare la cedolare secca, poiché 4 immobili sono intestati ad una persona e 4 ad un'altra, e quindi 4 pagheranno la cedolare secca e gli altri 4 continueranno a pagare la cedolare secca. Abbiamo dunque visto come sia che tu sia un proprietario che possiede diversi immobili e sia che tu faccia da gestore o consulente per conto di un proprietario che possiede questi immobili, c'è sempre un regime agevolato. Nel caso del proprietario pagherai poche tasse, nel caso che tu sia un gestore o un property manager, quello che per te è molto vantaggioso è il fatto che il proprietario continuerà a pagare questa tassa ridotta, e di conseguenza tu potrai, grazie al metodo B&B Academy, continuare ad acquisire immobili con estrema facilità senza arrecare nessun disagio al proprietario. Anzi, genererai una rendita maggiore con il suo immobile, ma lui continuerà a pagare una tassazione agevolata. Ma se non sei un proprietario e al contrario fai sublocazione, come funziona? Anche qui non ti preoccupare, perché abbiamo grandissimi vantaggi. Potendo operare in forma non imprenditoriale, anche qui sino a 4 immobili, salvo regole regionali diverse, anche tu sublocatore puoi continuare a pagare la cedolare secca sino a 4 immobili. Che cosa significa ciò? Che praticamente tutte le regole che abbiamo visto che si possono applicare ad un proprietario si applicano anche a te che lavori tramite clausola di sublocazione. Se non sai che cos'è la clausola di sublocazione, guarda il webinar che abbiamo preparato cliccando il link qua in basso. Ma attenzione, perché la forma non imprenditoriale è svolgibile anche in questo caso sino a 4 immobili. Quindi significa che anche nel tuo caso, se acquisisci 5, 6, 7 immobili in sublocazione, potrai continuare a pagare la cedolare secca sino al quarto immobile, dal quinto in su dovrai pagare gli scaglioni IRPEF. È inutile dirti che se stai iniziando poi a scalare questo business con diversi immobili, è più conveniente andare ad aprire una partita IVA che può essere forfettaria, dove il regime è molto vantaggioso e potrai pagare anche solo il 5% di tasse per diversi anni, oppure andare ad aprire una SRL con diversi vantaggi. Questi ovviamente sono tutti temi che trattiamo all'interno di B&B Academy, dove ti aiutiamo a capire qual è la miglior soluzione. Però ti ricordo che questo business ha il grandissimo vantaggio che nessun altro business ha, di poter iniziare appunto in forma imprenditoriale senza partita IVA. Appunto, sino a 4 immobili potrai pagare la cedolare secca. Ma non fare confusione, perché il fatto che questo business si possa svolgere in forma non imprenditoriale non c'entra nulla con il limite dei 5.000 euro lordi in ritenuta da conto
sconto o prestazione occasionale. Quella è una cosa completamente diversa. Ad esempio, se tu vuoi fare il consulente online per proprietari che già lavorano con gli affitti brevi, allora lì potrai utilizzare la formula della ritenuta d'acconto con un limite di 5.000 euro lordi annui. Ma se vuoi fare il business vero e proprio degli affitti brevi, prendendo le chiavi di un immobile e gestendolo in prima persona, hai il grandissimo vantaggio di non avere nessun limite di denaro. Il limite è, come ti dicevo, di 4 appartamenti per poter usufruire della cedolare secca. Ma se con questi appartamenti tu generi anche 10.000 euro al mese, non si pone nessun limite, poiché tu stai operando in forma non imprenditoriale. Chiaramente, se sei disoccupato e l'unica tua fonte di reddito è quella della sublocazione e stai iniziando a prendere tanti appartamenti, può essere poco credibile che tu stia operando in forma non imprenditoriale, perché ovviamente il requisito è la non imprenditorialità. Se tu inizi ad avere tante persone che lavorano per te, tanti immobili, nessun'altra fonte di reddito e non hai la partita IVA, è poco credibile, in caso di un eventuale controllo, andare a parlare di non imprenditorialità. Però con una o due case puoi andare tranquillo, puoi operare in totale serenità in forma non imprenditoriale. Dopodiché, se hai un'altra fonte di reddito, senza nessun tipo di problema puoi continuare a scalare il tuo business in forma non imprenditoriale, come abbiamo detto sino a poco fa, sino a 4 immobili con una forte agevolazione fiscale. Quindi hai questo grandissimo vantaggio di poter acquisire immobili senza partita IVA in maniera 100% legale, con un regime fiscale super agevolato. Ma perché serve a questo punto BNB Academy? Perché oltre a spiegarti quali sono i migliori immobili da acquisire, come convincere i proprietari, come farli rendere al massimo, soprattutto ti diamo l'opportunità di scegliere con la massima ottimizzazione questi 4 immobili. Sarebbe un peccato andare a sprecare questa opportunità di pagare poche tasse con degli immobili che ti rendono poco denaro. E quindi, siccome abbiamo un corso di formazione con oltre 60 ore e centinaia di casi studio di successo, beh, non perdere l'opportunità di entrare a BNB Academy con l'offerta speciale di questo mese. Trovi tutti i dettagli, come ti ho detto, qua in basso. Contatta il nostro team e saremo felici di mostrarti tutte le opzioni per entrare in BNB Academy. Ci vediamo nel prossimo video.